Sì, grazie Presidente. Io mi permetto di contraddire il collega Foti e i colleghi che nelle loro risoluzioni hanno più volte citato la teoria del gender. La teoria del gender non esiste, cioè è come parlare del mostro di Loch Ness, non esiste. O peggio, è un equivoco appositamente creato. Mentre da una parte, da qualche anno, si è iniziato a parlare di educare i sentimenti e di combattere gli stereotipi di genere come contrasto alla violenza contro le donne e al bullismo, bullismo omofobico compreso, parallelamente alcune associazioni di stampo cattolico ultraconservatore cominciano a vociare di una certa teoria gender che vorrebbe eliminare le differenze uomo-donna. Tutto merito dell'opera di convincimento messa in atto dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, che già da diversi anni è iniziato a diffondere l'idea dell'esistenza di un'ideologia che nega l'importanza della differenza dei sessi e favorisce l'esercizio sterile e ludico della sessualità, arrivando a considerare la famiglia un residuo storico destinato a scomparire in un prossimo futuro. Nessuno tra coloro che sostengono l'importanza dell'educazione alla differenza è d'accordo con queste affermazioni. Nessuno nega la differenza tra i sessi, nessuno vuole la scomparsa dell'istituto della famiglia. Famiglia che è comunque in evoluzione. Basti pensare al passaggio delle famiglie patriarcali di un po' di decenni fa alla famiglia nucleare e ai cambiamenti intervenuti sia in campo sociale che legislativo. Gender è la parola inglese che sta per genere, inteso come genere sessuale. Da circa 30 anni la parola è associata appunto ai gender studies, che in italiano vengono chiamati studi di genere. Questi studi mirano a individuare e a spiegare i motivi per cui ad un dato genere, maschile o femminile, vengano attribuiti dei ruoli specifici non strettamente legati alle caratteristiche sessuali, ad esempio perché le donne guadagnano meno degli uomini o perché certe professioni sono solo maschili. Questi studi non hanno mai prodotto una teoria unificata, ma sono un insieme di singole ricerche e modelli scientifici. Lo scopo primario della creazione di questo spauracchio della teoria gender è la volontà di contrastare l'educazione al genere o l'educazione alla differenza e che dovrebbe comprendere anche l'educazione emotiva e sentimentale, la lotta al bullismo e agli stereotipi di genere. Si cerca di negare il fatto che non esistono ruoli di genere prestabiliti, il che non vuol dire che un bambino può scegliere di diventare una bambina, ma semplicemente che un bambino può desiderare di fare il ballerino o una bambina la calciatrice, che un papà può cambiare un pannolino e la mamma può riparare un rubinetto. O che un bambino può piangere senza essere considerato una femminuccia, che una bimba possa scegliere di non essere abbracciata da un compagno di scuola troppo irruento, perché è da piccoli che si contrasta la violenza di genere, insegnando loro a rispettare se stessi, le proprie emozioni e gli altri. La teoria del genere è un'etichetta fabbricata per distorcere qualunque intervento teorico, giuridico, politico e culturale che voglia scardinare l'ordine sessuale fondato sul dualismo maschio-femmina. E tutto ciò che ne consegue come subordinazione, discriminazione e disparità e sull'ineluttabile complementarietà tra i sessi. Per riprendere le parole che citava il collega Foti del Cardinal Bagnasco, in apertura del Consiglio della Conferenza Episcopale Italiana sulla teoria del gender, vengono ripetutamente smentite da altre fonti cattoliche a dimostrare come certe teorie vengano combattute anche all'interno delle istituzioni cattoliche stesse. Basta leggere un bellissimo articolo sul sito delle Suore Combognane che smonta la veridicità di questa teoria pezzo per pezzo. La stessa diocesi di Padova si pone verso la questione in modo talmente illuminato da far sembrare i sostenitori della lotta alla teoria del gender dei cavernicoli. Allora, qual è la vera ragione dell'accanimento di far girare questa bufala? Sorvolando sull'evidente omofobia intrinseca del messaggio che tenta di sopprimere il contrasto al bullismo omofobico e alla rivendicazione dell'unicità, ormai universalmente disconosciuta, del nucleo familiare composto solo da uomo e donna, trattasi del bieco tentativo di contrastare il comma 16 dell'articolo 1 della legge 107 del 13 luglio 2015, detta buona scuola. Forse uno dei pochi passaggi che meriterebbe di essere salvato. Il comma recepisce un documento elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che secondo i promotori della teoria del gender inciterebbe l'insegnamento alla masturbazione. Il che sembra assurdo solo pensarlo, ma poiché esiste il documento originale, invitiamo a leggerlo e a segnalarci il passaggio, se mai lo troviate, dove questo incitamento avviene. Il comma recita: il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. In pratica, questo comma è un blando incoraggiamento ai docenti che dovranno, in base alla circolare 43-21, chiedere il consenso informato anche per leggere ai bambini e bambine il racconto che parla di una bambina che vuol fare l'ingegnera, come se la scuola dovesse chiedere il permesso ai genitori per parlare di razzismo, della Shoah o di disabilità.
In alcuni casi viene anche tirato in ballo il patto di corresponsabilità con cui la scuola chiederebbe l'autorizzazione per gli inesistenti corsi gender. Sono altre falsità. Il patto di corresponsabilità non è altro che un decalogo di norme sul comportamento insegnanti-studenti. Nel merito della risoluzione invece del collega Bignami, che cita Simone de Beauvoir, vorrei specificare che è considerata la madre del movimento femminista, nata in occasione della contestazione studentesca del maggio 68, ed etichettarla come ideologa del gender è quanto di più falso e riduttivo si possa affermare su una donna del suo calibro. Inoltre, invitare a ritirare volumi dalle biblioteche significa né più e né meno promuovere la censura e schierarsi contro il libero pensiero e la democrazia, tornando al Medioevo. Allo stesso modo, quando il sindaco di Venezia ha messo al bando ben 49 libri dedicati all'infanzia, testi diffusissimi in asili e scuole, tra cui diversi capolavori della letteratura per l'infanzia, appunto. Quindi nelle varie risoluzioni si fanno diversi inviti. Io l'unico invito che vorrei fare è che se i consiglieri vogliono parlare di fantascienza, scrivano romanzi e non risoluzioni. Grazie.